Bentrovati a Manfredonia TV, bentrovati in questa piazza, la piazza centrale della città. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, 10 settembre, una giornata che è stata indetta dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la quale vi sono molte manifestazioni che si svolgono in gran parte dei continenti. Il suicidio è un problema che chiaramente riguarda soprattutto i giovani, però ha tante motivazioni, ha tante cause. È difficile trovare una causa comune per questa grave e grossa problematica. Mondiale della Sanità considera il suicidio come un problema complesso che chiaramente, lo abbiamo detto poco fa, è ascrivibile a tanti fattori, a tantissime cause. Ci sono fattori biologici, fattori storici, fattori ambientali, sono tanti. Però per parlare di questa problematica, oggi abbiamo come ospiti in studio, in primis il dottor Luigi Esposto, che chiaramente è anche una conoscenza di sempre di questa emittente televisiva che trasmette sul web, e poi abbiamo la signora Caterina Frattarolo, che tra l'altro ci parlerà della sua esperienza diretta in quanto mamma di una ragazza che si è tolta la vita. Bene, io vorrei iniziare anche per sviscerare soprattutto in maniera tecnica la problematica, chiedendo al dottor Esposto che cos'è il suicidio, perché è facile poter arrivare a una definizione da parte di tutti noi, però sicuramente esiste una definizione che ha senz'altro uno spessore tecnico, uno spessore medico, uno spessore biologico. Che cos'è, Luigi Esposto, il suicidio? Sì, buonasera ai telespettatori. Credo che mai come quest'anno sia il caso di parlare di questo argomento perché purtroppo a causa di quella brutta bestia che è il Covid, quest'anno abbiamo avuto un altro elemento, questo virus, questo nemico invisibile che ha aumentato ancora, qualora ce ne fosse bisogno, le cause del suicidio. L'ultima indagine di oggi è che siamo arrivati a 79 casi in Italia di gente che ha preferito togliersi la vita anziché affrontare questo problema grave, qual è quello del Covid-19. Il suicidio è un gesto pertanto autolesivo che una persona mette in atto appunto per farla finita. Le fasce d'età più a rischio sono quelle sicuramente giovanili. Abbiamo una incidenza molto elevata tra i 15 e i 24 anni e dobbiamo distinguere il suicidio dal parasuicidio. Infatti, rispetto a quello che è il sesso, per quanto riguarda il suicidio, sono molto più a rischio il sesso maschile. Il sesso maschile, sicuramente, diciamo, per eccellenza è quello più debole, soprattutto in questa fascia d'età, quello che più difficilmente accetta le sconfitte di quella che è un'età delicatissima, quella adolescenziale, quella di crescita della personalità dell'individuo. Le cause del suicidio possono essere molteplici, si va da un lutto, che può essere anche quello di una delusione amorosa, perché quello anche è un lutto, alla mancanza di lavoro, sconfitte sulla scuola, l'essere denigrati, quindi anche il bullismo da parte degli amici, cattivi rapporti quindi con la società, cattivi rapporti con la famiglia o parte di essa, una personalità introversa che proibisce all'individuo pertanto di chiedere aiuto. Questa è, diciamo, la parola chiave che porta la persona a
sentirsi sola, si rinchiude in sé, difficilmente si rivolge ad altri, si isola e pertanto pian piano decide di non affrontare più quelli che sono i problemi della vita, ma di farla finita perché non trova altri sbocchi, altre prospettive. Il parasuicidio invece è molto più frequente nelle femminucce ed è più che altro un gesto che cambia rispetto al suicidio per le modalità, perché chiaramente le modalità di messa in atto del suicidio sono diverse. Ci sono gesti molto cruenti, tipo il lanciarsi dal balcone, che non può essere paragonato a quello dell'ingestione di sostanze, a meno che non sono caustici, quindi tipo l'ammoniaca, oppure quello di tagliuzzarsi a livello dei polsi. Noi come psichiatri valutiamo molto la differenza e il modo di mettere in atto il gesto autolesivo, perché in alcuni casi la persona vuole soltanto mettere in atto un meccanismo per dire ci sono, aiutatemi. È quindi lì che scatta tutta, diciamo, quella che dovrebbe essere l'equipe specializzata a fornire a questa persona quell'aiuto necessario di cui ogni persona debole si aspetta. C'è una predisposizione genetica rispetto al suicidio, ci sono persone che hanno anche patologie molto invalidanti, tipo persone che soffrono di patologie come la leucemia, la sclerosi multipla adesso, che possono essere concomitanti quindi rispetto a questo gesto. Persone che non trovano lavoro, persone che vengono continuamente denigrate da tutti, persone nubili, i ragazzi sono celibi o le donne nubili, quindi non vengono accettate dall'altro sesso, persone che appunto si vedono allo specchio e non si vedono bene, quindi oltre al disturbo alimentare decidono anche di farla finita, perché poi ci sono anche delle diverse forme di portare a compimento tali gesti. Ecco, grazie al dottor Esposto. Io vorrei invece adesso che intervenisse Caterina Frattaruolo. Io ho presentato poco fa Caterina Frattaruolo come mamma di una ragazza che ha deciso di togliersi la vita. Con Caterina vorrei parlare proprio di questa esperienza. Tra l'altro voglio aggiungere che è stata proprio Caterina ad invogliarmi ad organizzare questa manifestazione, perché si tratta di una donna molto impegnata nel sociale e tra l'altro credo che da questa esperienza così traumatica, da questa tragedia che le è capitata, abbia tratto anche la possibilità di impegnarsi a livello sociale per spiegare ai giovani la problematica anche con lo scopo, l'obiettivo di trovare delle soluzioni, di rimediare, come dice la giornata di oggi, di prevenire soprattutto. La tua vita, parlando proprio dell'esperienza traumatica, molto negativa che hai vissuto, com'è cambiata Caterina? Tu eri la mamma di una splendida ragazza di 16 anni, Maria Sì, Rosa. ero la mamma di Maria Rosa, sono la mamma di Maria Rosa, Sì. sono sempre la mamma di Maria Rosa, Ecco, possiamo sì, parlare proprio di questa esperienza così traumatica? perché noi mamme parliamo sempre al presente, i nostri figli ci sono sempre. E come ti cambia la vita in 10 minuti? Perché tu 10 minuti prima stavi messaggiando con tua figlia, 10 minuti dopo ti arriva una telefonata. Mia figlia si è lanciata dal terzo piano una sera del 27 marzo, 20 e 25, ha deciso di farla finita. Che mi venga chiesto qualche preavviso. Io non l'ho percepito.
Non mi è stato dato nessun preavviso alla mia figlia e neanche nessun cenno di essere magari depressa, fuori di testa. La vedevo una liceale normalissima che andava a scuola, ricercata dagli amici. Gli insegnanti ne avevano una bellissima impressione. Quindi per me è stata una, per me, per noi, perché io sono la madre, però in tutto questo c'è il padre, ci sono dei fratelli, ci sono anche gli zii e ci sono anche i nonni, però io parlo proprio del nucleo familiare. Sì. Quindi per noi quella sera è stata la tragedia assoluta. Tanto che dopo questo lutto così violento e così travolgente, per quanto riguarda me, ogni lutto è una cosa normale. Posso dire, il lutto della perdita di mio padre è stato normale. È normale che mio padre vada via, perché dopo questo che io porto ancora addosso e vivo comunque sempre... Cioè vuoi dire che non è naturale il lutto che hai subito no. per tua figlia rispetto al lutto che si può subire per un genitore che sì. diventa... Ecco, di dopo hai un'altra visione della morte, perché tu il grande e il traumatico già ce l'hai addosso, quindi tutto ciò che viene dopo... Lo prendi come, non dico con leggerezza, però lo prendi come la vita deve essere, perché la vita è fatta di nascita, si vive quindi, e si muore. Diciamo anche con rassegnazione, deve sì, succedere. Anche con rassegnazione tu lo sai che c'è un giorno X che uno di noi, che può essere mio padre, che può essere mia madre, che può essere uno zio, anche io stessa, però prima... della generazione che tu hai creato. Se va via prima un ragazzo in questa maniera, lì non ti dai una giustificazione, non ti dai una spiegazione, perché la morte di un figlio è qualcosa che ti devasta, tu non riesci più ad essere te stessa, non sei più tu, neanche in famiglia, nemmeno con gli altri figli, riesci a stabilire un rapporto, ti sforzi, ma loro ti vedono che tu ti sforzi, che non sei la mamma di prima, che non sei il papà di prima, loro vedono che tu ti stai sforzando e qualunque cosa tu possa fare, lo fai sotto sforzo, lo fai sotto stress. Questo crea anche in loro un grande problema. Ascolta Caterina, hai avuto modo di confrontarti anche con altri genitori che hanno subito la stessa tragedia? Purtroppo qui a Manfredonia ci sono, almeno io conosco un genitore in particolare, perché è una mia amica, e ci siamo confrontate, però siamo tutte sulla stessa barca. Se consideriamo che a Manfredonia, almeno da quando mi ricordo io, post Maria Rosa, ci sono stati altri due ragazzi che si sono tolti la vita. E prima di Maria Rosa ce ne sono stati anche 3-4, se non sbaglio, perché poi tu lì vai a documentarti. E quando tu ci vedi per strada, ci riconosci. Io, a differenza di, non dico a differenza, io combatto per lei, combatto per questi ragazzi. Ecco, adesso eventualmente, dopo ci parlerai anche della tua esperienza di vita, di quello che è il tuo impegno nel sì. sociale. Invece io vorrei chiedere al dottor Luigi Esposto come prevenire. Perché si parla in questa giornata di prevenzione al suicidio, prevenzione perché è giornata dedicata proprio alla prevenzione. Esiste
una regola, esiste un modo, esiste, che voglio dire, un progetto, oppure esiste, una, dinamica per poter, eventualmente, prevenire, o un protocollo in particolare. Assolutamente sì, esistono dei protocolli che come Società Italiana di Psichiatria sono stati annoverati, ma soprattutto vengono poi aggiornati e perfezionati a seconda delle situazioni, tipo quella di cui facevo nota prima rispetto a questo Covid. Sicuramente le fasce d'età sono diverse, per cui non si può usare un unico protocollo per tutti. Volendo parlare del caso della signora, parliamo di una fascia molto delicata, la fascia che coinvolge quindi anche la scuola. E quindi un ruolo cardine lo svolge la famiglia rispetto all'osservazione di eventuali comportamenti strani. E poi c'è la scuola e poi ci sono le istituzioni in genere. C'è il pediatra e il medico curante. Si sono persi forse questi valori, il riconoscimento verso queste figure, a cui poi va aggiunto lo stigma. Lo stigma che non è stato assolutamente superato, siamo nel 2020. Io credo che ci sia una gran confusione ancora oggi rispetto al ruolo dello psicologo e dello psichiatra. E allora sono qui anche a cercare di mettere un attimino d'ordine. Ecco, facciamo il distinguo tra il ruolo dello Io credo psicologo e che quello lo dello psichiatra. psichiatra è un medico che può dar medicine e che soprattutto può cogliere quegli elementi clinici. Lì soprattutto dove esistono dei casi difficoltosi, come la signora stava enunciando, perché non sempre è facile osservare un adolescente e cogliere quegli aspetti patologici o psicopatologici che possono poi portare ad un evento disastroso. Lo psicologo invece opera attraverso la psicoterapia, attraverso il colloquio, lo studio del comportamento, della personalità. Io credo che si debba fare una cosa importante, si debba lavorare in equipe, dove dopo una visita specialistica psichiatrica, possibilmente richiesta dal curante, possibilmente si deve ripristinare il medico di medicina scolastica che si è perso, che potrebbe cogliere quegli elementi a scuola, lì dove la famiglia non c'è, che potrebbero consigliare la famiglia che magari in quel momento non coglie quegli aspetti, ma che un medico dovrebbe cogliere, e quindi l'invio allo specialista. Lo specialista poi può gestire la situazione rispetto alla sua gravità e quindi decidere assieme alla famiglia se rivolgersi, se andare con una medicina, se è una fase di crescita e quindi c'è bisogno di un supporto psicologico, oppure se siamo di fronte ad un problema patologico che va trattato a quel punto solo o anche con la farmacologia, perché molti disastri succedono perché si va al di là delle proprie competenze, per cui si preferisce andare dal neurologo anziché dallo psichiatra, perché se si va dallo psichiatra si è matti. Nel 2020 questa cosa non è più accettabile. Bisogna lavorare in sinergia. L'assistente sociale, l'educatore, lo psicologo, il medico di medicina scolastica, il pediatra e il medico curante. Spesso molti ragazzi non conoscono nemmeno, a causa della poca necessità di ricorrere al medico curante, dove magari fasce più anziane ci vanno una volta a settimana, col medico ci si confronta poco, si ha scarsa empatia, tecnicamente parlando. Se io con una persona ho scarsa empatia, difficilmente vado a raccontare al medico i miei problemi o ciò che ho dentro. Perché uno dei principali problemi è proprio, come dice la signora, accorgersi. Ma è sicuro che la ragazza aveva colto un malessere dentro se stesso o era inconscio e quindi questa liberazione è avvenuta perché il raptus in psichiatria non esiste. Quello che la ragazza aveva dentro noi non lo sappiamo a posteriori, però sicuramente tutti quei segnali che possono essere sinonimo di prevenzione devono essere colte da persone tecniche che evidentemente oggi non sono presenti rispetto a quelle situazioni che un adolescente Sì, però, normalmente frequenta. dottore, se
non c'è alcuna possibilità di notare questo disagio o questa criticità che si vive. Se c'è un gesto eclatante, parlavi di raptus che può anche essere deciso al momento, all'istante, come si fa a prevenire? Ripeto, il raptus non esiste, Vincenzo. Siccome mi occupo molto di psichiatria forense, ti assicuro che quando si fa anche l'omicidio, suicidio, la gente lo pensa in maniera abbastanza. Abbiamo il caso di Gioele, appena successo, situazione molto gestita, molto singolare. Io quello che sottolineerei più che altro l'aspetto di preparazione poco tecnica da parte della famiglia che in buona fede non coglie questi elementi. È per questo che credo che il ripristino della medicina scolastica e di un avvicinamento più importante da parte dei medici e dei pediatri possa essere funzionale a quello che è il supporto che tanti adolescenti avrebbero bisogno. Medico scolastico e psicologo insieme possono studiare non l'individuo che chiede, perché spesso chi sta male non chiede, per paura di essere etichettato. Quindi siamo noi che dobbiamo andare a cercare chi si isola, chi ha dei comportamenti più chiusi, chi ha una personalità più debole rispetto ad altri. Solo osservando o facendo uno screening di massa noi possiamo cogliere questi elementi. È come se io dico chi ha dei problemi venga a parlarne, un po' come le donne sessualmente abusate. Io non credo che siano queste le forme di prevenzione, perché altrimenti chi ci va dallo psichiatra è matto. Osservare invece la classe nel suo generale può far cogliere quegli elementi per cui io posso arrivare con l'esperienza, perché non è che ci possiamo mettere gente alle prime armi, a vedere dei comportamenti strani di approccio rispetto all'altro sesso che mi possono far pensare che quella ragazza o quel ragazzo sia stato oggetto di violenza. Scordiamoci, questa è la stessa cosa delle persone che hanno delle dipendenze, dall'alcol, dalla droga. Perché? Perché evidentemente ci sono delle debolezze, perché evidentemente ci sono dei problemi, il ragazzo non è capace di affrontarli e quindi si va a rifugiare in un mondo buio da cui non se ne esce. La prevenzione è questa, osservare tutti e poi andare a captare chi ne fa uso cercandolo di aiutare. Non ci aspettiamo sempre che sia la gente a venire, perché il ragazzo, soprattutto dell'età della figlia della signora, ma ce ne sono tanti altri, perché voi avete detto, stiamo parlando qui del suicidio, ma dobbiamo parlare, quando dicevo di parasuicidio, di tutti quei suicidi, e anche a Manfredonia ne sono tanti, che non vengono portati a termine. Quindi io da ospedaliero, da Tentativi. psichiatra, Il tentato de, suicidio. no, de, no, il tentato, de, di quei suicidi che non vanno a buon fine, che vengono per circostanze anche casuali, perché Scoperti. magari non si è tecnici, quindi ci si prende un po' di roba, ma non si prende giusto il farmaco, che magari per motivi casuali entra qualcuno, entra l'allarme in tempo, e questi sono veramente tanti. Queste cose nel 2020 non possono essere colte a tal punto da mobilitare chi di dovere a mettere in atto la prevenzione. Caterina, io proprio riallacciandomi a quello che dice il dottore, da parte tua, da parte della famiglia, vi è stato qualche segnale, qualche indizio, qualche elemento che possa aver in qualche maniera creato una situazione di allarme, o tutto si è verificato quando meno lo si pensava? Io dicevo prima che assolutamente, assolutamente non abbiamo mai avuto problemi con Maria Rosa. E questo lo diceva anche i suoi insegnanti, i suoi stessi E voi insegnanti. state continuate a svolgere indagini per sapere della vita di Maria Rosa, Io insomma. sto cercando, perché devo arrivare in fondo?
magari Ma non per cercare un colpevole, quantomeno per no, cercare per le cause, la cercare quantomeno motivazione. le motivazioni, le cause. Intanto non si tratta né di colpevoli, né di carnefici, né di No, vittime. certo. C'è comunque solo una ragazza che in un giorno X, così all'improvviso, si è catapultata lì sotto. Da un terzo piano, che è un quarto piano, tu conosci benissimo Sì. perché siamo stati vicini di casa, poteva farlo dalla parte dell'aiuola, in modo che magari poteva tutti, invece no, l'ha fatto dalla parte dove c'è il massetto o a terra, quindi proprio lì a sfracanarsi, insomma. Parliamo alla nostra. Sì, io sto cercando delle cause perché non mi arrendo, ripeto, non mi arrendo, ma la cosa fondamentale, ecco, il dottore parla per degli studi che sono giusti, tutto ciò che lui dice è giusto, ma che poi nella realtà è difficile da mettere in pratica e da capire, perché dietro a questi gesti c'è sempre una causa. O Più di uno. più di una causa, io parlo al singolare, però ho più di una causa. Ma se mia figlia era comunque una ragazza che, detto anche dagli insegnanti, che aveva fatto un progetto anche no, con la chiesa, con i giovani diocesani contro la mafia, quindi proprio quella settimana lei aveva operato in questa cosa, avevano girato il Gargà, quindi una ragazza attiva anche nel sociale. Io non mi spiego, non me lo spiego. Certo, io non sono clinica, sono una madre addolorata che di pancia risponde perché è così. E cerco di trovare, ecco, quella cosa che mi dia almeno la possibilità di capirla, anche adesso che non c'è più qui, ma che comunque continua a vivere. E comunque sia io le faccio da portavoce, e comunque sia io cammino e le faccio da. Sono i suoi piedi, sono le sue mani, sono la sua voce. Perché è giusto che noi, della nostra esperienza, facendone tesoro, la regaliamo agli altri. In questo caso, come tu hai detto prima, ai ragazzi, nelle scuole, perché sono loro i più colpiti e quelli che fondamentalmente mi stanno tanto a cuore. Se anche quando ero in parrocchia, agli impegni con i ragazzi, mi sono sempre prodigata per loro. E quello che io cerco di dire ai ragazzi, a parte la storia in generale che loro vogliono sapere, perché poi mi fanno le domande, soprattutto i più Tu piccoli, stai parlando della tua esperienza a della mia scuola. esperienza in questo campo, quello che vorrei proprio è cercare di portarli ad aprirsi con i genitori. In primis con i genitori, ma poi se non ci sono i genitori, se non hanno fiducia nei genitori, con un insegnante. Ho bisogno d'aiuto. Ma non è facile. È solo così in noi, ma glielo si può far capire. Glielo si può far capire. Perché se noi poco poco, noi adulti, io parlo col senno del poi, ci catapultiamo ai nostri 16 anni, ai nostri 15 anni, ai nostri 12 anni. Non siamo stati tutti perfetti. Abbiamo avuto anche noi i nostri problemi, i nostri dolori, non volevamo studiare, litigavamo con gli amici. Cioè, anche, eravamo esattamente come sono i ragazzi di oggi. E noi genitori dobbiamo imparare a non puntargli il dito contro, ma ad accogliere anche le loro debolezze. Dobbiamo accogliere le loro debolezze più che la loro forza. Va bene. Dottore, esistono, come detto, protocolli, esiste il ruolo degli specialisti, gli strumenti a disposizione, la capacità di ascolto in particolare, parlavi
di problem solving, che può essere un ottimo metodo per cercare di carpire soprattutto quella che è la volontà della persona che avrebbe in qualche maniera, occorrerebbe il rischio di andare a suicidarsi. Io vorrei comprendere se ci sono, attraverso gli studi di questa problematica, degli indicatori, cioè se la problematica può essere affrontata solo dal punto di vista tecnico, medico, come dicevi poco fa, occorre lo psichiatra, occorre lo psicologo. O ci possono essere anche gli interventi dei centri d'ascolto, ci possono essere gli interventi di altre entità, di altre istituzioni che possono organizzare attività di prevenzione. Io immagino, per esempio, ne parlavamo poco prima di iniziare questo programma, che mi sembra non esista un numero come il 118, come il 117, un numero particolare che per me, o il telefono rosa, non esiste un numero particolare che permette a un ragazzo in difficoltà di rivolgersi a chi potrebbe eventualmente dare aiuto. Ecco, ci sono dei suggerimenti da poter avviare anche in questo contesto. Tra l'altro siamo in un momento di campagna anche elettorale per il rinnovo di un organo che è la regione che si occupa di problemi sanitari, anche per dare dei suggerimenti a qualcuno che si avvia a questo nuovo percorso politico. Allora, sicuramente per quanto riguarda la prevenzione, la cooperazione tra le istituzioni è fondamentale ed è anche auspicata. La signora più volte ha rimarcato il fatto di aver parlato con gli insegnanti, che non hanno colto nulla. Io non credo che gli insegnanti possano avere la responsabilità e la competenza di cogliere elementi psicopatologici al punto di poter prevenire se il ragazzo non va. Ed è calcolando oggi le Forse il problematiche. disagio è più facile coglierlo fra gli amici, fra Assolutamente quelli sì. che facevano parte della stessa Sì, perché comitiva. parliamo di una ragazza che ha messo in atto uno di quei gesti cruenti di cui parlavo. Sì. E quindi non parliamo di un gesto suicidario, tipo quello dell'ingestione di sostanze che potrebbe portare alla morte, ma parliamo di un gesto molto forte. È Sì. Cioè non difficile, c'è scampo con quel gesto. un po' Invece come la storia del treno. chi si avvelena, spera sempre che qualcuno lo vada a fermare C'è una all'ultimo momento. determinazione molto molto grande in quello che è successo, cioè per portare a termine il gesto, per non lasciare scampo, come diceva la signora. C'è la possibilità dell'aiuola. No, lo fa in una maniera determinata, in un posto dove non c'è scampo. Dal racconto stesso c'è tutta la gravità di voler portare a compimento la propria idea. Scordiamoci che chi ha questa determinazione faccia un numero per chiedere aiuto, perché a quel punto non parleremo più di suicidio, ma di parasuicidio, cioè coloro che chiedono aiuto. Tipo quello che mette in atto un'ingestione di sostanze sapendo che in casa c'è qualcun altro. Tipo quello che chiama il 112 e dice: mi sono preso le sostanze. Qui parliamo di una situazione più grave, in cui quando parlo di elementi tecnici parlo di persone che devono avere una certa esperienza clinica. Perché sicuramente parliamo di un caso, io non conosco la situazione, per cui vado soltanto per intuizione. Molto complesso. Voglio sottolineare che in questo momento, per un motivo o per l'altro, la distanza tra gli insegnanti e gli alunni è aumentata. L'insegnante è in difficoltà ad andare da un alunno a dire: vuoi aiuto? Hai bisogno di aiuto? Perché molte volte si ha la risposta pronta, poi arrivano subito i genitori, si aggredisce come ti sei permesso. Per cui, ecco, valutando nella globalità
Io credo che sia molto complesso il tema, ma soprattutto sia molto complesso anche la gestione di chi è direttamente coinvolto e quindi deve approcciarsi ad un adolescente, un po' come Vincenzo, se tu vai in un bagno della scuola e dici vicino a un ragazzo hai fatto uso di sostanze, a quel punto lo dimostro oggettivamente o becchi la denuncia per calunnia e diffamazione. Nessuno ti tutela rispetto a questo. Ecco perché io sottolineo e rimarco, e quindi faccio anche un appello alle istituzioni presenti e future, che si creino più figure tecniche di cooperazione a partire dalla scuola, la famiglia, la parrocchia, lo sport, che innanzitutto diano forza e distrazioni a ragazzi che hanno problemi ad integrarsi nel sistema sociale, ma che lì dove si osservano dei comportamenti dubbi si interviene con tatto, ma soprattutto con tecnicismo, perché altrimenti il rischio è quello di creare un effetto paradosso, perché guai a chiedere a un ragazzo se vuoi aiuto lì dove poi otteniamo l'effetto contrario. E molte volte i docenti e le famiglie hanno paura di chiedere ai propri figli se hanno problemi, perché vengono subito allontanati, lasciami stare. Oggi viviamo in un mondo in cui un ragazzo preferisce molto di più passare 20 ore davanti a Facebook o a Instagram o davanti a un computer in genere, quindi si isola dalla società, non esce, che rispetto a 20 anni fa, quando magari stava davanti a un pallone da solo e giocava al muro. Ed è questo che ha fatto perdere quel concetto di cui parlavo prima, di quel rapporto con gli insegnanti, il rapporto con la famiglia, fratelli, amici. Si sono perse quelle vecchie abitudini, anche rispetto agli zii e ai nonni. Credo che questo sia il vero problema. Dovremmo forse tornare un po' indietro, mettere un po' da parte la tecnologia esasperata, il modo anche di studiare, sempre davanti all'apparecchio. Quindi siamo dipendenti. Ti ricordi benissimo quando facemmo anche il programma della Balena Blu? Sì. Perché poi si creano dei prototipi. E tanti ragazzi... Effetto emulazione. Esatto. E tanti ragazzi vivono di miti. Non che nella nostra generazione non ci siano stati, ma oggi mi sembra di vivere un eccesso. Veniamo da un'estate in cui tutto viene postato, tutto è pubblico, tutto deve essere pubblico. Tutti fanno vedere la loro vita privata come avviene giornalmente, quotidianamente, anche più volte in un giorno. Quasi a voler cercare delle conferme rispetto al proprio corpo, rispetto alla propria vita sentimentale, rispetto ai propri cari. Addirittura sto vedendo, a proposito di lutti di cui parlava la signora, gente che fa le condoglianze, mette i manifesti su Facebook per cercare le condoglianze. Questo significa perdere quei valori che un tempo portavano la persona, l'amico, a starti vicino realmente. Non si può continuare in questo modo, c'è tutto da rivedere. Ascolta Luigi, io siamo in conclusione, effettivamente è volata. Tre quarti d'ora. Perché l'argomento è complesso. Perché l'argomento è complesso, io mi riprometto anche eventualmente di poterne riparlare in una ulteriore successiva puntata. Vorrei concludere con una domanda a te e poi dopo vorrei concludere invece anche con la signora, proprio in conclusione. Manfredonia, contesto Manfredonia, dove abbiamo visto che proprio in questi ultimi anni si sono verificati moltissimi casi sia di suicidi che si sono concretizzati che di tentati suicidi. È una città complessa, è una città con tante problematiche, fa molto anche la città in proporzione alla crescita di casi come questi. Ma io non credo, rispetto ai dati che ho a disposizione, che Manfredonia sia diversa dalle altre città. Benissimo. Certamente il livello socioculturale si è abbassato tantissimo, ma questo ce lo dice la società.
Io non credo che Manfredonia sia diversa dai paesi limitrofi, dal nord e da tutto il resto del sud. No, perché stranamente, proprio attraverso alcune ricerche che ho fatto in preparazione a questo programma, la maggior parte dei suicidi si verificano proprio nel nord Europa, dove si vive una vita agiata, tranquilla, quasi lustrini e paillettes, però... Però ci sono molte contraddizioni, perché ci sono poi delle malattie come l'anoressia, che è tipica dei paesi ricchi. Sì. E quindi, ecco, allarghiamo ancora di più il cerchio. Io vorrei chiudere invece il mio intervento facendo un plauso alla signora che sta cercando di mettere in atto per far tesoro della sua esperienza e per cercare di aiutare gli altri con dei progetti, per farsi promotrice di queste... di venire anche qui a parlare della propria esperienza, per fare in modo, sì, perché è anche difficile. Di fare prevenzione. E colgo in lei tutta l'angoscia, l'amarezza, ma di un fenomeno innaturale. E l'ha detto prima, il fatto che un padre, una mamma, non possono mai accettare quello di dover piangere il figlio. Questo non solo nel suicidio, concedetemelo, sì, ma avviene in tutti i casi. Incidenti stradali, tumori, purtroppo oggi è all'ordine del giorno. Qualsiasi coppia si rivolge a noi come specialisti, le parole non servono. C'è tanta gente che ti mette la mano sulla spalla, dice passerà. Ha ragione la signora, non passa. Non passa. La perdita di un figlio non viene mai elaborata. Si può migliorare la qualità della vita, ci si può dedicare agli altri figli che possono fungere da stimolo, però il pensiero è sempre lì. Va sempre lì, il figlio vive sempre con loro, continua a vivere con loro. Ho esperienza di gente che addirittura fa da mangiare, cambia lenzuola, fa il cambio di stagione, ma noi non siamo in grado, non c'è nessuna terapia. Possiamo raccontare chiacchiere. Io non sono mai riuscito a dire a una mamma, signora, si faccia coraggio. Invece, come ha detto anche la signora, un fratello, un papà, fa parte di quegli elementi naturali della vita, anche il coniuge, con cui si può essere legatissimi. Ci sono coniugi che hanno convissuto 70-80 anni, ma fa parte del ciclo della vita. Accompagnare un figlio, no. È una cosa devastante. Quindi veramente bisogna fare i complimenti alla signora per aver avuto tanto coraggio, e spero che la signora continui in questo, perché credo che solo così sua figlia può continuare a vivere. E questa tragedia può servire a evitarne altre. Io ho sempre detto... Beh, queste parole del dottore sono molto belle. Sì. Io, Caterina, vorrei giusto concludere con te, parlando proprio del tuo impegno, parlando di quello che è il tuo proposito della vita, eventualmente lanciando anche un appello ad altri genitori che possono essere coinvolti, ma non necessariamente solo ed esclusivamente genitori che hanno subito la stessa tragedia, no, ma anche chi voglia impegnarsi in questo, perché occorre tanta volontà, tanta capacità. Impegnarsi per una problematica come questa comporta anche molto impegno, molto. Sì, comporta tanto impegno e tanta forza di volontà, tanta forza di volontà. Perché non è semplice parlare, come diceva il dottore, non è semplice parlare di questa cosa. Io vorrei che noi genitori, perché io comunque sono genitore, e come genitore sbaglio anche adesso nei confronti di mio figlio Gabriele, io posso sbagliare sicuramente perché sono una persona e quindi posso anche sbagliare anche l'approccio con lui, però vorrei che noi genitori aprissimo di più gli occhi e non pensassimo che i nostri figli sono indenni da tutti i mali che la società propone e ci propina. Perché i nostri figli, nel momento in cui escono, sono esattamente diversi da come sono con noi a casa. Quindi la cosa che mi farebbe molto piacere, cosa che io penso molto fondamentale, che siamo prima noi genitori, a dover farci aiutare per poter capire i nostri figli, perché altrimenti diventa tutto molto complicato. E poi un'altra cosa che
volevo dire, poi io chiudo perché oggi è un giorno speciale, per me è un giorno speciale, è il compleanno di Maria Rosa, avrebbe compiuto 22 anni oggi. Ah, proprio oggi? Sì, 10 settembre, per questo io dico che le cose non vengono mai a caso. Fondamentalmente, ecco, dovevo essere un mezzo per poter aiutare gli altri, cosa per la quale io mi prodigo, sia nel mio lavoro, perché sai che io lavoro nel sociale, quindi non mi risparmio, e sia nel campo, ecco, lo chiamiamo hobby o lo chiamiamo impegno sociale? Impegno. Ecco, e sia in questo impegno che mi sono proposta, grazie all'aiuto poi dell'insegnante Eleonora Petrangelo, che mi contattò e mi chiese di poter aiutare questi ragazzi. Quindi continuerai questo progetto con sì, la scuola? Sì, se gli insegnanti sono disponibili, io voglio continuare, perché i ragazzi devono sapere che loro sono indispensabili e sono necessari, e nel momento in cui vengono a mancare per un motivo X, qualcuno che resta soffre. Uno. E anche se sbagliano e fanno l'errore più grande di questo mondo, il genitore sarà sempre disposto ad aiutarti, a darti una mano e a riqualificarti nel mondo. Questo è. Nessuno, oltre un genitore, che poi magari se tu genitore vedi che non è il caso, che da solo ce la puoi fare, ti rivolgi agli organi competenti. Perché comunque io non vi nascondo, il dottore parlava, che io con la mia famiglia, quindi con mio marito, con Gabriele, con Maria Rosa, iniziamo un percorso al consultorio il mese di novembre, ottobre-novembre. Quindi non è che siamo chiusi di mente noi, per se abbiamo un problema, c'era un problema familiare e quindi è stato giusto, ci siamo rivolti al consultorio, perché no? Non è una vergogna. Se poco poco io avessi carpito qualcosa di mia figlia, mi sarei rivolta agli organi competenti. Con molto garbo mi sarei rivolta. Bene. Perché non ho chiusura mentale. Dottore, vuole aggiungere qualcos'altro? No, assolutamente va bene. Bene. Allora, noi siamo ormai alla conclusione. Mi riprometto che eventualmente questo argomento, questa problematica l'andremo a trattare ancora, perché effettivamente merita qualche approfondimento. Ringrazio ovviamente il dottor Luigi Esposto per questa presenza molto qualificata, e ringrazio la signora Caterina Frattarolo, mamma di Maria Rosa, che ci ha parlato di questa sua esperienza così traumatica e così difficile anche da assorbire, da affrontare. A tutti gli affezionati, a coloro che seguono Manfredonia TV, ovviamente possiamo semplicemente dire grazie per aver ascoltato e quindi dare appuntamento per la prossima occasione.